Siamo alunni delle classi seconde dell'Istituto Giorgi Fermi di Treviso e ci troviamo nel laboratorio di chimica analitica qualitativa e quantitativa della scuola. L'esperimento che vi stiamo per presentare ha come scopo la realizzazione di perle di vetro colorate. I reagenti che andremo ad utilizzare sono i seguenti: per la miscela base, l'acido borico, l'ossido di zinco e l'ossido di piombo, mentre per la colorazione utilizzeremo dei sali di metalli di transizione. Gli strumenti che usiamo sono una bilancia tecnica, un bruciatore Maker, un multipiede, una reticella in vetro ceramico, un triangolo refrattario, un crogiolo, una pinza per crogiolo, spatole e pinzette d'acciaio. Per reso omogenea la miscela base nel crogiolo di porcellana, si passa alla fusione utilizzando il bruciatore. Come prima prova vogliamo realizzare il vetro rubino di colore rosso, utilizzando come reagente colorante il cloruro aurico in soluzione, quindi verrà unito prima della fusione. Se il reagente colorante è solido, va unito alla miscela base dopo averla fuso. Per preparare la base si pesano 6,5 grammi di piombo ossido, 3,5 di acido borico, 0,5 di zinco ossido. Abbiamo eseguito diverse prove utilizzando vari sali di metalli di transizione e ottenendo questi frammenti di vetro colorato.